Palla persa male da Bertin. Musella è regolare la posizione di Provasi. Provasi, rete! Rosa. Fall di testa. Ami portava avanti la sfera con il petto, poi serve Provasi in gioco, il sinistro di Provasi, straordinaria conclusione immediata di Provasi che non lascia scampo a Palombella. 33esimo, il Paina va su 2-0. Rilancio immediato, Provasi a lottare con Fontana, scavo, pallone buono per Provasi, posizione regolare, alza la testa Provasi, serve Amin con il piatto sinistro di prima intenzione a Babio, va vicino al Tris. Attenzione al rosso per Fontana. Scavo contro Bonacina, palla in mezzo, Bertin, ennesima esitazione, a Babio dentro l'area di rigore, Palombella salva il risultato, diremmo così. Occhio però! Duplice fischio dunque del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi dopo 120 secondi di recupero. Paina che sta vincendo per 2-0, doppietta di Provasi. Mariano in 10 dal finale di primo tempo per l'espulsione diretta a carico di Mattia Fontana. Allora ancora del Mariano, Baldon, palla dentro, Provasi al volo con il mancino, colpisce male Provasi dopo 20 secondi. Fallo di corno a mio avviso su Colombo, Mangeruca, area di rigore, Mangeruca con il mancino deviato, riapre la sfida il Mariano, la rete di Mangeruca, quinto minuto. Tripodi, corno, manca l'intervento Colombo, corno Artesani. Corno in anticipo, Tripodi, Mangeruca, ancora Artesani. Baldone, lo stop di Provasi, sombrero su Tripodi, lotta ancora il centravanti delle Paina, Baldone, palla dolce verso Ballabio, il diagonale, Palombella, corno, allarga per Sant'Agata. Versone, lo stesso corno che con il colpo di testa non lascia scampo ad Artesani, 2-2 del Mariano, minuto 33. Anastasia, ci sarebbe spazio per servire il Baldon, preferisce andare al traversone, scavo, ottimo lo stop e poi l'azione personale si conclude con un sinistro alato. Fall di testa, Mangeruca davanti a rondina, salva Artesani. Masino a Babio, su di lui Bonacina, allarga intelligentemente per Scavo, palla dentro ancora a Babio, il gol superato di testa Bonacina e il gol di Ababio, 44-34 sul nostro cronometro, Paina 3-2. Triplice fischio dunque del direttore di gara, il Paina vince 3-2, successo al Cardiopalma, 2-0, doppietta di Provasi nel primo tempo, poi Mangeruca e Corno riequilibrano il risultato, alla fine decide Ababio al minuto 45, il finale è Mariano 2, Paina 3. Ma male è poco, impresentabile, non ci si può presentare una gara che per noi era importante e la squadra sapeva quanto era importante per noi, per il nostro campionato. Non ci si può presentare con questa situazione mentale. Non siamo esistiti, abbiamo subito 2 gol, onestamente ce ne stavano 3 se non di più, e siamo rimasti in 10. Quindi, dopodiché, una reazione dal punto di vista caratteriale c'è stata, ma è tardi, sì. Probabilmente nel secondo tempo avremmo anche meritato di vincerla perché abbiamo avuto una sequenza di occasioni, però che non facciamo gol e onestamente non ce ne gira neanche meno una perché alla fine abbiamo preso il gol alla fine che probabilmente secondo me è troppo punitivo rispetto a quello che si è visto nel secondo tempo. Però detto questo i problemi sono a monte.
Oggi Mariano deve pensare a salvarsi, e che non sarà facile, perché con questa testa e questa mentalità non sarà impresa facile. Dobbiamo cambiare tutto, il campo è il nostro e giocheremo lì nel nostro campo. E cerchiamo di presentare perlomeno con la voglia e la determinazione del secondo tempo. Sono molto deluso da alcuni giocatori, devo essere franco, e quindi adesso vedremo di cambiare qualcosa. Diciamo che il primo tempo abbiamo fatto bene, un'intensità buona. Secondo tempo, secondo me, il gol lì, c'è il 2-1 che viziato secondo me da un mezzo fallo, poi me lo confermerai te se è vero o non è vero. Poi autogol, c'è venuta addosso un po' la paura. Però dobbiamo essere un po' più concreti, ecco. Quando ci abbiamo avuto la palla per fare il terzo gol bisogna farla, perché poi qua ci sono giocatori di qualità nelle altre squadre dove ti mettono in difficoltà, ecco. Diciamo che è partita allo stesso modo dell'andata, è finita in diverso modo. Sì, hai detto bene anche te, all'andata secondo me abbiamo fatto 40 minuti, forse i più belli 40 minuti dall'inizio di questa stagione, dove il Mariano è stato veramente in difficoltà. Poi abbiamo avuto quei famosi 3 minuti blackout che penso che sono andati nella storia, che abbiamo preso questi 3 gol qui. Stavolta è andata bene a noi, dai. Ecco, una volta loro, una volta noi, dai. Diciamo che è un bel esordio, dai. Sono contento per la prestazione, sono contento anche per me, perché l'esordio in questa categoria per me è la prima volta. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, perché abbiamo giocato a palla terra, sì, siamo usciti bene, sugli esterni abbiamo molto chiuso sia le ripartenze loro, però poi ho visto che anche loro giocavano a palla lunga. Però questi 10 minuti di blackout ho esaminato tutto e cercherò di lavorare ancora sotto l'aspetto mentale, perché questo per me è solo aspetto mentale. E negli ultimi 5 minuti a parte recupero ho messo in avanti, perché mi poteva dare su qualche palla alta una pericolosità, e infatti mi ha ripagato. Devo dire che si sono messi a disposizione, hanno lavorato tanto, ma tanto, e oggi mi hanno veramente ripagato, anche perché abbiamo avuto poco tempo. Io ricordo tutti che sono qua dal 22 di dicembre, poi con queste feste abbiamo riposato parecchio. Da martedì incominceremo a lavorare in lunga durata, appunto, per fare questo girone di ritorno in prospettiva a salvezza, ecco.